amiche ed amici di Horeca Focus, bentornati. L'approfondimento della puntata di oggi è dedicato a Spesa Sospesa, un'iniziativa nata per fornire un aiuto concreto alle persone più bisognose attraverso l'ottimizzazione dei fondi raccolti e la riduzione dello spreco alimentare con il coinvolgimento della filiera dedita alla produzione e distribuzione alimentare in ambito Horeca. Promossa dal comitato Lab 00 Onlus, fondato da Francesco La Saponara, dagli attori Serena Rossi e Davide De Venuto, dall'amministratore delegato di Regusto, Marco Raspati, da Flavio Barcaccia, CEO di Nexma, da Felice Di Luca, business developer di Sintesia, e da Paolo Rillini, co-founder di Regusto, Spesa Sospesa ha coinvolto in breve tempo numerosi importanti partner, ricevendo adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno trovato uno strumento efficace per progetti di solidarietà tracciabili e monitorabili. Ne parliamo oggi con due dei promotori. Davide De Venuto, attore di teatro, cinema e televisione, e Marco Raspati, amministratore delegato di Regusto. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao Fabio, buondì. Buongiorno a voi e benvenuti su Horeca Focus. La prima domanda che desidero fare è: come è nata e come si è sviluppata questa idea? Mi rivolgo a Davide, al quale chiedo anche, con tutto il da fare che avete ogni giorno tu e Serena, non meno importante l'impegno profuso per la gestione del piccolo Diego, dove avete trovato il tempo per poter pensare a questa iniziativa? Ma rispondo ad entrambe le domande in un'unica soluzione. Siamo nati durante l'emergenza, durante il lockdown, e quindi avevamo ovviamente, come tutti, molto più tempo a disposizione. E siamo nati proprio per, diciamo, sfruttare questo tempo fermo per dare una risposta concreta, positiva, ad un momento di emergenza, per trasformare quella crisi e quel momento di paura anche collettivo in un'opportunità per dare un segnale forte, con un impatto sociale forte. È nata da una telefonata tra me e del mio amico storico Francesco La Saponara, che è il vicepresidente della Onlus promotrice. E poi abbiamo iniziato a coinvolgere tutti i partner che oggi sono a bordo, primi fra tutti gli amici di Regusto, che hanno messo a disposizione di questo progetto la loro piattaforma digitale, che è dedicata al recupero degli sprechi alimentari già dal 2016. Ci siamo dati come obiettivo quello di essere un progetto non di una semplice raccolta di fondi, ma un progetto strutturato che potesse durare nel tempo, anzi che punta a diventare sostenibile, autosostenibile nel tempo. Funziona un po' così, abbiamo creato delle collaborazioni innanzitutto con i comuni nei territori dove siamo presenti, abbiamo fatto una richiesta di patrocinio ai sindaci, i sindaci ci hanno indicato delle associazioni non profit sul territorio con i quali abbiamo siglato degli accordi, le associazioni si occupano della distribuzione dei beni raccolti nell'ultimo miglio e noi dall'altra parte della filiera cerchiamo delle collaborazioni con delle aziende che possano mettere a disposizione i loro prodotti, le loro eccedenze alimentari, le mettono a disposizione sulla piattaforma e le rendono disponibili per le charity che le prenotano e le acquistano per poi distribuirle sui territori. Quali sono i meccanismi che rendono questa iniziativa vantaggiosa per chi aderisce? Allora, per le aziende ci sono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge GAD per chi dona prodotti alimentari e non, e quindi c'è uno sgravio fiscale e c'è una riduzione del CO2 sull'impatto ambientale e quindi c'è un risparmio anche da quel punto di vista, oltre ovviamente alla possibilità di partecipare e di sostenere un progetto dal forte impatto sociale. Le istituzioni hanno la possibilità, attraverso una serie di certificazioni e di dati che si possono estrapolare dall'uso della piattaforma, di monitorare quella che è l'attività sociale sul territorio, quante persone vengono assistite, i beni che transitano, le attività delle charity che sono iscritte sulla piattaforma. E per le charity c'è l'agevolazione di poter prenotare e acquistare dei beni ad un prezzo molto contenuto e di poterli distribuire quindi alle famiglie dei beneficiari, e chiaramente Spesa Sospesa mette a disposizione in maniera percentuale a seconda del numero degli abitanti del territorio una
discreta disponibilità di fondi raccolti. Raccontiamo dunque come funziona. Quali sono i passaggi principali dall'adesione alla raccolta fino alla successiva distribuzione? All'interno del portale quello che si va ad effettuare è questo. Sia le aziende che gli enti associativi vanno ad iscriversi tramite il sito Spesa Sospesa. Poi c'è un team all'interno del progetto che va ad assistere l'azienda e l'ente nel costruire il proprio profilo. Quindi l'azienda va a costruire il proprio asset di prodotti che sono o donati o venduti in stock. Dall'altra parte l'ente associativo ha a quel punto possibilità di accedere al marketplace che gli permette di prenotare o acquistare i prodotti e poi distribuirli sul territorio. Noi scegliamo gli enti associativi sul territorio perché sono il nostro partner principale per garantire che ci sia quello che noi chiamiamo ultimo miglio, quindi la distribuzione sul territorio dei prodotti. Dall'altra parte le aziende, come diceva giustamente Davide, nel settore agroalimentare, ma non solo, quello che possono fare all'interno della piattaforma è inserire i propri stock di prodotti o i singoli prodotti. Quindi qualsiasi tipologia di realtà si può inserire all'interno del progetto Spesa Sospesa. Poi la piattaforma genera tutti quei report, grazie ai dati che vengono raccolti all'interno della tecnologia blockchain, che permettono poi l'evidenziazione di quello che accade. E quindi le aziende, l'ente hanno completo monitoraggio, tracciabilità, evidenziazione di quello che avviene. Questo è anche a garanzia poi dell'ente istituzionale, che ci garantisce, diciamo, un'espandibilità sul territorio e anche una riconoscibilità. Quei dati sono fondamentali per garantire che gli indici possano essere il valore forte che poi permette una sicurezza, una efficacia, una tracciabilità di tutto il processo. Per aderire all'iniziativa, come ti dicevo prima, è molto semplice e in realtà le risorse sono quelle della volontà di entrare all'interno di un progetto di questo tipo. Quindi che sia una grande realtà, quindi la grande azienda alimentare che ha grandi stock potenzialmente da donare o da vendere, alla piccola realtà territoriale, la piccola struttura distributiva, che fra l'altro in questo momento ha magari difficoltà nel sostenere il proprio business, lì dentro trova sia un supporto per la gestione delle donazioni, quindi come grande valore aggiunto, oltre a naturalmente l'aspetto del recupero fiscale, ha anche tutta la gestione della digitalizzazione dei documenti e quindi la semplificazione dell'iter della cessione del prodotto. Dall'altra parte invece ha la possibilità di accedere a quello che è un marketplace di vendita, perché ricordiamoci che dall'altra parte gli enti associativi hanno oggi la possibilità di accedere a quei fondi che Spesa Sospesa va a distribuire sul territorio. Okay? Quindi qualsiasi realtà oggi può entrare a far parte del progetto. Come dicevo prima, con una semplicità molto molto forte, perché poi sia l'inserimento, la gestione e poi dopo tutta quella che è la parte di sviluppo del progetto diventa naturalmente supportata da noi, perché ci mettiamo poi sempre nella condizione di in realtà pesare il meno possibile su quelle che sono già le grandi operatività che le aziende hanno all'interno delle proprie strutture. In ultimo, ma non per importanza, è il fatto che stiamo lavorando con alcuni player per garantire che ci sia un'interfacciabilità anche fra l'altro fra i sistemi tecnologici, e quindi che si permetta al sistema interno, all'azienda, di interfacciarsi direttamente con la piattaforma che permette poi la pubblicazione dei prodotti. Logico, questo è per realtà un po' più strutturate, ma anche magari la piccola realtà che ha il gestionale per la gestione del magazzino può in maniera molto veloce interfacciarsi con i nostri sistemi. L'iniziativa a scopo benefico, per quanto sempre bene accolte da tutti, vedono talvolta qualche ostilità, soprattutto di tipo burocratico, da parte di enti titolari di impresa o cittadini un tantino più sospettosi. Che tipo di reazione avete percepito nella fase iniziale e nel corso di questi mesi in cui il progetto si è evoluto? Devo dirti che insomma, il nostro progetto si basa appunto su questa piattaforma digitale che è dotata di tecnologia blockchain, che garantisce totale trasparenza e tracciabilità. Noi possiamo documentare come abbiamo speso ogni euro che è stato donato. Culturalmente, ne faccio una notazione personale, secondo me siamo un po' più interessati a vedere quello che c'è di sporco dietro le attività che non
tutto quello che si fa di bene, soprattutto nel terzo settore, che è vittima spesso di pregiudizi. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto io, che non sono un esperto della faccenda. Quindi, insomma, un po' per le garanzie, un po' perché la nostra attività è, insomma, nata con entusiasmo, ma anche con tanta professionalità, abbiamo riscontrato da subito solo pareri favorevoli, insomma, solo sostegno. Abbiamo ad oggi oltre 30 partner che supportano l'iniziativa e che ci portiamo dietro in ogni attività di comunicazione del nostro progetto, perché è un modo per ringraziarli del loro sostegno. Abbiamo oltre 120 aziende che donano prodotti in piattaforma, abbiamo raccolto più di 700.000 euro e distribuiti già sui territori per l'acquisto di beni di prima necessità. La piattaforma ha tracciato un risparmio di circa 15 tonnellate di CO2 e abbiamo distribuito all'incirca 400.000 pasti equivalenti. Insomma, tutto questo raccogliendo consensi ed entusiasmo. Marco, visto che Davide ha iniziato a dare qualche numero, continuiamo. Quale importo fino ad oggi raccolto e distribuito? Che quantità di alimenti? Quante e quali le principali adesioni al progetto? Sì, guarda, Davide ha anticipato che oggi noi siamo arrivati, anzi abbiamo superato i 710.000 euro di raccolta fondi. Di questi quasi il 50% sono già stati distribuiti sui territori. E poi il volume che noi abbiamo raggiunto delle transazioni all'interno della piattaforma sono un po' lo specchietto di quello che è oggi solo la prima parte di un grosso lavoro che abbiamo in mente di fare per i prossimi periodi. Se consideriamo che oggi all'interno noi abbiamo un numero importante, ma che rispetto a quello che oggi è il volume delle aziende sul territorio italiano, in realtà è molto piccolo, noi abbiamo 120 aziende alimentari e non, che, come ti dicevo, sono un numero importante perché hanno sostenuto veramente una grossa quantità di transazioni. Come diceva giustamente Davide, abbiamo transato oltre 200.000 kg di prodotti sulla piattaforma, quindi abbiamo distribuito oltre 200.000 kg di cibo agli enti associativi. Però questa, come penso che debba essere, solo veramente la prima piccola parte di un progetto che ha nel lungo periodo il suo essere, la sua vita. Quindi quello di cui avremo bisogno è di tutte quelle realtà, piccole e grandi, che possano entrare all'interno e utilizzare tutti i benefici che abbiamo detto prima per garantire che questo progetto diventi sempre più performante, questo marketplace sempre più grande. Perché d'altra parte noi abbiamo oltre 20 associazioni ad oggi che sono all'interno della piattaforma e che utilizzano la piattaforma per acquistare e prenotare prodotti e quindi distribuirli sul territorio. Ti parlo di Banco Alimentare sul territorio di Milano, con gli amici di Terre des Hommes che ci danno supporto nella gestione, Emergency che su Napoli sta facendo un lavoro egregio e che su altri territori speriamo che possa diventare un altro, altro asset importante, Caritas che su diversi territori, tra cui Perugia, con Emporia ha garantito l'acquisto e la distribuzione del prodotto agli indigenti. Quindi tante realtà che oggi si stanno supportando lato associativo, e poi dall'altra parte tutte le aziende che hanno creduto in noi, Sorgenia, Henkel, e che tra l'altro continuano a supportarci, Facebook, Leroy Merlin, quindi nell'ambito non alimentare, e veramente ogni giorno ne arrivano di nuove, perché Barilla ci ha donato un sacco di prodotti che sono stati transati all'interno della piattaforma, Parmalat, quindi veramente ce ne sono tantissime. Come diceva giustamente anche Davide, poi questo ha generato questo recupero dei prodotti, ha generato fra l'altro anche tutta una serie di valori aggiunti rispetto al tra virgolette solo transato di prodotti, che sono anche le 15 tonnellate di CO2 che sono state risparmiate. Questi dati noi li calcoliamo grazie agli indici che vengono fuori dai dati transati all'interno della piattaforma e che sono indici standard, quindi i 200.000 kg di cibo transati portano a quasi 400.000 pasti equivalenti distribuiti. Questi dati noi li calcoliamo con il supporto di Banco Alimentare, quindi su dati, su metodologie standard. Anche la CO2 risparmiata grazie a dei partner che ci permettono tramite degli algoritmi di calcolare quanto potenzialmente sia questa CO2. E questo considera che
che è basato sul fatto che il 40% dei prodotti sono attualmente stati donati, ma il 60% sono stati venduti. Quindi questo si riconnette, secondo me, ancora più in maniera forte a quelli che erano i vantaggi che abbiamo anticipato prima. Da una parte la semplificazione burocratica, i risparmi con la legge Gadda e il fatto che comunque si possano vendere stock. Bene, io direi che siamo riusciti in circa 10 minuti a riepilogare le parti essenziali di questo progetto. Nel farvi i miei complimenti, davvero chapeau ragazzi, un'iniziativa straordinaria, vorrei invitarvi a riepilogare il modo in cui è possibile aderire a questa iniziativa. Davide! Allora Fabio, scusa, mi voglio aggiungere alcune cose. Hai citato tu all'inizio, diciamo, che uno degli obiettivi di questo progetto è l'ottimizzazione dei fondi raccolti. Voglio semplicemente specificare un po' meglio come questo avviene. L'abbiamo già raccontato durante tutto questo percorso, vado a sintetizzarlo. Acquistando beni in eccedenza, acquistiamo ad un prezzo molto contenuto e quindi riusciamo a raggiungere e ad aiutare un maggior numero di famiglie. Molti dei beni che consegniamo vengono donati e soprattutto l'utilizzo dei fondi che raccogliamo acquistando da aziende, partner, che spesso sono anche aziende che hanno attraversato un periodo di difficoltà a causa del lockdown, a causa di questa emergenza con cui stiamo ancora convivendo, li utilizziamo quindi per sostenere anche, diciamo, un'area business che è quella della produzione agroalimentare, che è soprattutto nel settore Horeca ha visto notevoli difficoltà di distribuzione. Rispondo adesso alla tua domanda. Ci sono tutte le informazioni sul nostro sito, che è www.spesasospesa.org, per mettersi in contatto con noi. L'email di riferimento è semplicemente info@spesasospesa.org. Ci sono i rimandi anche al portale dove raccogliamo i fondi, che è quello su Charity Stars, con tutte le informazioni sul progetto. Grazie Davide, grazie Marco. Amici, noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo approfondimento di Horeca Focus.